you Un reportage eh, organizzato da Donne Impresa di Confartigianato Taranto, dal titolo molto significativo, Imprenditrice Donna in Tempo di eh, Covid. Ecco, in questo reportage cercheremo di analizzare, di considerare la figura della donna imprenditrice, quindi nella sua dimensione umana, familiare, contestualizzata in ambito lavorativo, in ambito imprenditoriale, in un periodo davvero difficile, in una collocazione temporale assurda ed incredibile, qual è appunto quella del Covid. Cercheremo di considerare la figura appunto della donna imprenditrice, dunque, nella sua veste, tra virgolette, privata, umana, familiare, Calata nella realtà imprenditoriale perché ovviamente quando si abbassa una saracinesca c'è un essere umano, c'è una persona, c'è una donna. E allora con la troupe televisiva siamo andati in giro per la eh, città e abbiamo intervistato varie rappresentanti del gruppo Donne Impresa eh, di Confartigianato Taranto per sondare appunto gli umori, eh, per tastare un po' il polso in questo, in questo momento particolare. Ripeto, ci interessa molto l'aspetto umano oltre quello imprenditoriale dell'attività commerciale. Scopriamo il loro pensiero. Talsano Taranto, nuova Polaris, attività eh, di impiantistica. Siamo con la titolare, la eh, signora Antonella Simeone. E allora, signora Simeone, cerchiamo un po' di capire come sta vivendo questo eh, momento, eh, la vedo nel suo studio tra carte varie, beh certamente con il covid eh, ci sarà stata e ci sarà purtroppo una riduzione del volume d'affari, ma poi voglio anche comprendere un po' come eh, proprio come donna, come imprenditrice, come si... Eh, divide no? rispetto al suo ruolo appunto di donna eh, quindi di madre eh, di moglie certo dunque innanzitutto come premessa ci tengo a dire che già eh, per una donna è difficile eh, lavorare e quindi conciliare lavoro casa famiglia il discorso è che nel settore impiantistico nello specifico sicuramente eh, la donna ha un ruolo eh, riconosciuto diciamo, negli ultimi tempi perché non è stata vista di buon occhio vista la sua figura materna. Bene, comunque negli ultimi anni il riscontro è positivo. È chiaro che le difficoltà sono eh, enormi, enormi visto che bisogna conciliare famiglia, casa e lavoro. Negli ultimi anni le normative di legge ci hanno imposto delle regole, delle norme, quindi bisogna comunque anche voglio dire, adempiere a, a quello che è la, 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 la legge per cui, oltre il lavoro quotidiano, bisogna abilitarsi e continuare a mantenere, e quindi ritornare anche dietro ai banchi di scuola, diciamo tra virgolette. Quindi, questo ha comportato sicuramente un. Notevole. È chiaro che negli ultimi tempi, eh, questo impegno è ostacolato anche da, da questa ultima, eh, diciamo, non so come definirla, ma. Ehm, una, una, pandemia. una pandemia. ma una, un fantasma che eh, ci, ci viene dietro e che possiamo... Che colpisce all'improvviso. All Quindi questo ci ha portato sicuramente a, a tenerci alle normative che ci impongono ovviamente i nostri governatori. Ahimè con uh, difficoltà anche economiche notevoli perché questo ha comportato sicuramente... Eh, delle difficoltà economiche. Ecco, parlando proprio di queste difficoltà eh, economiche, ho detto nella premessa si è ridotto il volume di affari, il cliente è eh, impaurito, eh, il cliente che eh, magari non può lavorare perché magari un imprenditore come lei ha avuto delle restrizioni di eh, orario o oh, ci sono chiusure. Insomma, eh, lei percepisce questo stato di precarietà di chi si è Vicina e che chiaramente non può spendere più di tanto, non può spendere proprio perché gli è stato tagliato il lavoro? Sì, questo sicuramente in prima linea perché l'economia ha avuto sicuramente un'oscillazione negativa per cui questo ha comportato delle grandi difficoltà da parte del cliente ad approcciarsi a impianti anche un po' più evoluti per cui con dei costi maggiori. La difficoltà visto che noi siamo nel settore impiantistico per cui centro assistenza e manutenzione Entrare nelle case, quindi eh, il cliente ha anche paura perché c'è il contatto diretto, certo, far entrare in casa una persona estranea. Manipolare, manipolare i propri impianti perché siano efficienti e quindi noi eh, fare il nostro lavoro e il cliente avere un impianto efficiente perché è giusto che sia così, perché eh, ovviamente l'efficienza porta sicuramente a un minor consumo e anche alla qualità dell'aria Quindi... bene, bene signora noi la ringraziamo e siamo convinti che la sua tenacia eh, come dire premierà eh, questi, questi sforzi perché come dire dopo la tempesta deve arrivare il serino auguriamo tutti di cuore davvero mi creda dopo tanti anni di sacrificio per noi e soprattutto per i nostri eh, figli ecco tra virgolette ecco lei è una uh, iscritta di uh, confartigianato fa parte di confartigianato che supporto le ha dato in questo momento questa associazione di categoria la Confartigianato sicuramente è una, una spalla forte come un grande padre di famiglia per cui ci aiuta in tutte le nostre difficoltà. Io ho sempre trovato persone e soprattutto una grande porta aperta per qualsiasi ehm, problema eh, inerente all'attività e anche ai consigli. Anche perché la burocrazia presenta parecchi ostacoli, diventa volte volte davvero fastidiosa tra virgolette. Sì, sì, certo, la burocrazia è diventata veramente incombente per cui voglio dire, loro che eh, lavorano per noi e ci supportano ci aiutano tantissimo nelle ultime normative che ogni giorno purtroppo fanno capolino <ride> e ci cambiano eh, la quotidianità del nostro lavoro. Penelope, lavanderia tradizionale, sita in via Capozzi a eh, Taranto. Siamo con Simona Contoni che eh, ne è la eh, titolare. E allora, come sta vivendo questi momenti? Ehm, la crisi, ovviamente, quella che io dico si taglia a fette, e poi, considerando la vostra attività, quella di lavanderia, pensavo. Con lo smart working molte donne hanno più tempo per stare a casa e quindi per eh, poter provvedere eh, a lavaggi vari e quindi magari eh, così eh, risparmiano anche perché la moneta si è fatta piccola, tra virgolette. Sì, il eh, lockdown, soprattutto la, la prima parte del lockdown, è stata tragica, un po' perché hanno chiuso improvvisamente tutto. Eh, anche io del resto anche se si poteva rimanere aperto come lavanderia, però non avevamo i dispositivi di sicurezza non, non c'erano i gel, non c'erano le mascherine era difficile trovarli e ho lavorato soltanto per eh, le strutture sanitarie, all'interno, chiusa senza pubblico <ride> e basta ovviamente siamo andati incontro a un, un periodo molto difficile, un crollo totale, anche perché poi siamo, abbiamo riaperto ad aprile, però con molte cautele, molta preoccupazione, cioè, io venivo qui con l'angoscia di incontrare le persone. Perché... E ovviamente erano poche, uh, tutto il cambio stagione, che è il nostro periodo diciamo, fondamentale dell'anno per diciamo, lavorare. Diciamo che si è usciti dal primo lockdown, ci si è leccati le ferite piano piano. Ora, però, punto e da capo. Siamo usciti dal primo lockdown, però si è usciti mh, malconci. Con le ossa, rotte. le ossa rotte. E ovviamente adesso il secondo lockdown, da venerdì 13, quindi siamo già chiusi alle 18, uh, è di nuovo difficile. Lo smart working, le, gli eventi che sono mancati, i matrimoni, ci sono stati pochissimi, le comunioni qualcuno è riuscito a farle. Adesso a ottobre però è stato difficile anche quello. Si è persi, si è perso tanto, ma anche psicologicamente abbiamo subito, non solo economicamente. Ecco, lei è imprenditrice, ma è donna. Noi ci siamo occupati in questa rubrica del ruolo no? della donna imprenditrice eh, e donna, e quindi con un suo carico familiare. Come si riesce a contemperare queste cose in un momento particolare? È un momento particolare, è diffi veramente difficile perché hai anche la responsabilità, avendo aperto al pubblico ovviamente sei più soggetti, quindi questa sia malattia, questo il virus lo porti anche a casa, ai familiari, ai genitori che sono ovviamente anziani e la parte più farla. fragile. Cioè. È chiaro che hai questa preoccupazione, quindi mantieni un po' tutte le distanze. I figli che sono rientrati dall'università e quindi sono online ormai da febbraio e, e vivono. Uh, anche in, ecco perché dico psicologicamente, anche in famiglia. C'è tutta una serie di, di circostanze che insomma gravano, ripeto, anche psicologicamente. Confartigianato e l'organizzazione uh, di categoria a cui lei fa uh, riferimento. Uh, ne parlavamo prima, diciamo nel backstage, prima di realizzare l'intervista, mi diceva abbiamo avuto un grande supporto anche per quanto riguarda la cassa integrazione e altri servizi. Per fortuna, per fortuna ci hanno aiutato perché, essendo la lavanderia tradizionale, è ovviamente nel campo dell'artigianato. L'artigianato non ha mai avuto la, la possibilità di mettere in cassa integrazione. Non esisteva la cassa integrazione per gli artigiani. Per fortuna, grazie alla Confartigianato e grazie a ovviamente le, quello che dice tutti i vari decreti, abbiamo potuto sfruttare quindi anche la dipendente, io una dipendente ovviamente è rimasta a casa per tutto il periodo fino a giugno. Che la si è aiutata con questo strumento? Ha, avuto, ha percepito la Cassa integrazione, che altrimenti sarebbe stato da parte mia molto difficile erogare stipendi e contributi. E poi ci ha aiutato anche a sistemare le regole a darci le regole guida di come riaprire in sicurezza l'attività. Meno male che con Fartigianato c'è. Sì, meno male, gentilissimi, meno male che c'è, sempre attenti, molto attenti a tutto e pronti, insomma, a venirci incontro. Altra imprenditrice o imprenditore donna, Paola Carpitella, eh, titolare dell'attività commerciale il centro del benessere attività sita in piazzale Bestat a Taranto, un centro del benessere che si compone di una parte, appunto, dedicata al benessere, all'estetica, e una parte in cui c'è proprio la, ci sono le strumentazioni, appunto per l'attività eh, fisica. Purtroppo il DPCM è stato drastico con le vostre attività perché in un solo colpo ne ha chiuse due, la parte dell'estetica e la parte diciamo, del moto. Allora, come si sta vivendo questo momento come imprenditrice, come donna, come mamma di famiglia? È un, eh, un momento abbastanza drammatico, devo dire, perché nella vita io mh, ho sempre cercato di, di affermarmi perché anch'io comunque... Eh, Avevo i miei progetti e eh, avendo una famiglia comunque non è stato facile eh, perché ho due figli, due ragazzi e quindi eh, portare avanti il mio progetto eh, e portare anche no, eh, la famiglia eh, di pari passo senza fare mancare nulla proprio alla mia famiglia non è stato facile. Quindi oggi mi sento proprio... Eh, un po' lasciata così messa da parte perché chiaramente i sacrifici sono stati tanti. Eh, oggi che avevo realizzato finalmente eh, il, mio, il mio obiettivo, avevo realizzato il mio sogno di, 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 proprio di aprire una mia struttura tutta mia. Eh, adesso con non tutte le problematiche eh, che non sto qui chiaramente a dire, siamo stati costretti a chiudere. Io eh, ho anche investito tanti soldi perché ho dovuto investire sui i prodotti per sanificare l'ambiente, per rendere tutto comunque sempre a norma, quindi cercando di tranquillizzare anche la cliente. Però eh, chiaramente tutto questo non è bastato, però per noi è rimasto comunque un ulteriore debito. Lei ha dimostrato di essere una donna coraggiosa, una imprenditrice eh, coraggiosa. Ecco, come sta vivendo questo momento con la famiglia? Perché poi ci sono gli impegni di lavoro, perché comunque ora pur essendo ferma l'attività, lei comunque si... Eh, sta adoperando sicuramente per come dire, fare un piano quando sarà di ripartenza e eh, ce lo auguriamo perché altrimenti significherebbe vanificare anni e anni di sogni e di eh, sacrifici. Ecco il rapporto in casa, eh, Ecco perché noi siamo partiti in que con questa rubrica dal lockdown per conoscere le imprenditrici e per conoscere nel rapporto che c'è tra donna in quanto tale, quindi mamma, moglie e appunto titolare di un'attività commerciale. Eh, io ho cercato di, di, fare, di trasmettere questo amore verso il mio lavoro anche a mio marito, no? quindi l'ho un po' coinvolto in questo mio progetto, ci sono riuscita, però eh, adesso che chiaramente il mio di progetto sta fermo e sto avendo comunque delle difficoltà. Eh, devo attingere necessariamente al suo posto fisso, no? al, al suo lavoro, alla sua, eh, allo stipendio che, che lui eh, ringraziando a Dio prende, però eh, alla fine voglio dire io a casa avendo due figli, ragazzi disoccupati perché è il momento critico è chiaramente eh, per tutti, ristorazione e quant'altro, quindi sono stati costretti anche a rimanere a casa. Eh, e quindi chiaramente dobbiamo attingere tutti da uh, un'unica fonte eh, e questo mi rammarica tantissimo perché voglio dire, anche noi non ce la possiamo fare. È, una, è un momento difficoltoso. Certo, la rabbia per il fatto che eh, avete investito tanto anche in termini proprio di. Uh, strumenti no? di uh, sicurezza, uh, appunto, andando a rispettare que quelle che uh, erano le prescrizioni tec tecniche anti-COVID, le varie misure, quindi tutta una serie di, uh, di materiali ad hoc idonei. E poi vediamo la fregatura: passatemi l'espressione di vedere gli assembramenti per strada, le file chilometriche con persone assiepate. Uh, attaccate l'una all'altra quasi fossero sardine. E poi qui un centro in cui c'erano tutte uh, le uh, prescrizioni rispettate. Chiuso è una beffa. Certo, certo che è una beffa, perché io tutti i giorni vado a fare la spesa come tutti quanti, e mi rendo conto comunque di, eh, che siamo molto vicini con le persone. Se vai al mercato. Eh, ci si, ci si rende conto che alla fine noi dobbiamo mantenere l'iter del, della distanza, del, del monouso, eh, il nostro è un ambiente comunque asettico, è un ambiente pulito, igienizzato sempre, eppure siamo stati costretti a chiudere, mentre eh, in giro si creano questi assembramenti, come proprio diceva lei, ma anche qui alla Bestat se lei viene e eh, si affaccia a qualsiasi orario della giornata ci si rende conto no, degli assembramenti che si creano. E chiaramente a me fa rabbia vedere tutto ciò perché io devo stare chiusa, non posso lavorare, però voglio dire i controlli ci devono essere a 360 gradi. Ecco, in questo momento certamente di solitudine, eh, di sconforto, ma io sono convinto che la sua tenacia eh, verrà premiata, eh, avete un punto di riferimento, Confartigianato, che eh, come dire, cerca eh, di fare da guida anche proprio nell'espletamento delle varie attività burocratiche per non lasciare gli imprenditori, gli artigiani soli. Perché poi ci si ritrova davanti a un DPCM a tante prescrizioni, molte volte incomprensibili, contraddittorie tra loro. E se non c'è una guida ehm, anche nei confronti no, dei dipendenti, eh, davvero se non ci fosse questa guida sarebbe un bel problema. Quindi il Confartigianato sopperisce a certe carenze istituzionali. Sì, grazie a Dio ci sono queste, queste associazioni, diciamo, queste organizzazioni di categoria, organizzazioni di categoria che, eh, a cui noi possiamo fare comunque leva, a cui possiamo fare affidamento. Eh, spero tantissimo che possiamo riuscire di uscirne fuori da questa situazione perché eh, siamo tutti in, in difficoltà, chiaramente. Airstyle di Anna Greco in via Dante a Taranto. Siamo qui con Anna Greco, la titolare di questa attività commerciale, di questo esercizio. E come abbiamo fatto con altri titolari, parliamo di questo momento che si sta eh, vivendo e quindi eh, lei nella sua dimensione di eh, imprenditore, anzi di imprenditrice, di titolare di un'attività e di donna, questi due ruoli da eh, contemperare. Ecco intanto come state vivendo questo momento, abbiamo visto davvero il rispetto eh, preciso davvero delle eh, prescrizioni con tanto di mascherina, di visiera e quant'altro. È un momento particolare per tutti eh, quindi niente, cerchiamo di rispettare il più possibile quelle che possono essere le linee guida che ci sono state date. Ovviamente il lavoro diciamo che comunque procede in maniera più, un pochino più lenta perché purtroppo la gente è un po' ha paura e un po' perché penso che comunque finanziariamente abbiamo tutti lo stesso problema i danni del covid sia a livello psicologico sì, e, e a livello, soprattutto a livello anche a livello materiale perché sì, chiaramente una, chi una, non può spendere rinuncia a un taglio diciamo che comunque è, mh, è logico che se magari prima uh, c'era la possibilità di andare ogni settimana dal parrucchiere adesso insomma magari si va ogni 15 giorni tutto sommato cioè, va bene così ci hanno fatto riprendere in una maniera secondo me giusta perché oltre a salvaguardare la nostra salute, dobbiamo salvaguardare anche quella degli altri. Ecco il suo ruolo di donna in questo contesto. Il mio ruolo di donna è un po' un ruolo di tutte le donne, no? Le donne che lavorano. Che nel mio in modo particolare, felicissima di essere ogni giorno qui con le mie signore che comunque sono anni, io sono in questo negozio dal 76, quindi sono arrivata qui ragazzina, eh, sono cresciuta qui, mi sono formata, diciamo che è un lavoro molto soddisfacente a tutti i livelli. Ma come donna è difficile magari emergere? Perché ci sono tanti pregiudizi e i maschietti spesso sono tra virgolette invadenti, e quindi giustamente lei, come imprenditore, deve mostrare i muscoli e deve difendere la sua attività, anche in un momento difficile come questo. Allora, mh, diciamo che siamo sempre un po' mh, state penalizzate dall'essere donna, però se proprio vogliamo, siamo riuscite a far valere i propri avere diritti. I nostri, I nostri diritti, diritti. Ovviamente eh, sempre in una certa maniera, con una certa calma, con una certa, una certa linea appunto di donna. Ecco, il DPCM ha imposto tante prescrizioni, tante misure da osservare, tanti adempimenti burocratici. Confartigianato, che è il punto di riferimento, l'organizzazione di cui lei appunto fa, di cui fa parte, eh, ha dato una mano consistente. Ha dato una mano consistente, in quanto insomma, si sono fatte delle lotte con, uh, per la riapertura anticipata. Quella di maggio. E quindi sì, ci siamo dovuti adattare alle nuove norme, alle nuove leggi, però ripeto, abbiamo ripreso il lavoro e come dissi no, tanto tempo fa, abbiamo ripreso una dignità. Quella che comunque c'era stata tolta una dignità di imprenditrice e di donna in bocca al lupo. Grazie. Altra rappresentante del mondo dell'imprenditoria, imprenditrice e donna, è il, il leitmotiv di, questa, di questo nostro eh, speciale, eh, Eleonora Occhinegro. Siamo infatti presso l'Ottica Occhinegro, eh, sita a Taranto in Viale Virgilio. Una donna imprenditrice, che difficoltà vive in questo momento difficile di eh, Covid, dovendo gestire ovviamente, dovendo dividersi tra gli impegni familiari e comunque un'attività da portare avanti, un'attività imprenditoriale. Noi donne, io credo, e noi imprenditori anche in generale, a prescindere dal sesso, ormai sono tantissimi anni che siamo abituati a reinventarci, a reinventarci continuamente, il mercato cambia. Certo questi cambiamenti degli ultimi mesi, dell'ultimo anno ormai possiamo dirlo, ci hanno davvero stravolto. Non eravamo sicuramente pronti a una... Um... Chi lo era? Chi lo era certamente. Uh, tantomeno poi noi imprenditori che già comunque noi commercianti stavamo vivendo comunque un periodo difficile. Eh, però forse le difficoltà a cui ahimè da un po' di tempo siamo abituati no, a fronteggiare eh, ci hanno un po' preparati a rimboccarci le maniche io ricordo tantissimi anni fa, davvero tanti, ero ancora a Firenze a studiare ottica eh, lessi una frase che è davvero scolpito eh, nel cuore non sulla mia pelle come i miei tanti tatuaggi ma proprio nel cuore che diceva che nei tempi di crisi tantissima gente piange e pochi iniziano a vendere fazzoletti. Ecco, io credo che eh, questo sia il momento in cui dobbiamo cercare, non è ovviamente semplice, non è facile, non è scontato, eh, provare a vendere fazzoletti che non vuol dire necessariamente vendere, fare business, eh, diventare ricchi, diciamo no, non... ingegnarsi, ecco. ingegnarsi. Dove per ingegnarsi in realtà vuol dire anche semplicemente riscoprire alcuni valori. Oggettivamente abbiamo tutti quanti molto più tempo e quindi molto più tempo anche per, da dedicare a noi stessi, da dedicare alle nostre attitudini, da dedicare. Io ho la fortuna di vivere nello stesso palazzo dove abita mia mamma, che um, è anziana, adulta <ride> e ha certamente bisogno di un aiuto in casa. E, um, riscoprire sicuramente anche questo tipo di rapporti, ovviamente noi anche. In famiglia, eh, usiamo tutte quante le precauzioni massime. Ecco, su questo, proprio, eh, lei ovviamente ha un'attività commerciale, ovviamente si interfaccia quotidianamente con molti clienti perché è un'attività, grazie a Dio, molto, ehm, molto gettonata. Tra virgolette, ha eh, un grosso seguito nella clientela e quindi questo, se da un lato è positivo dal punto di vista imprenditoriale, dall'altro, però vi espone espone lei come persona componente di un nucleo familiare ha dei rischi perché ovviamente lei poi si interfaccia, si interfaccia con i clienti e poi ritorna a casa e quindi ha genitori anziani come ce li abbiamo, ne abbiamo, eh, abbiamo tanti casi, quindi anche questo è un aspetto da considerare. Allora, nel... con, con il, pur essendoci ovviamente ogni tipo di precauzione che attuate, però è un, un, un virus subdolo. Allora, nel nostro caso specifico appunto di questa attività fermo restando che eh, l'unica sicurezza ce la potrebbe dare vivere sotto una campana di vetro. Nel nostro, ecco, ehm, nella nostra attività in modo particolare ci siamo attrezzati con un nuovo tipo di vendita. Eh, in modo particolare, ovviamente è obbligatorio, ma questo non qui, ma ovunque ormai, certamente in Italia, eh, le mascherine e la distanza, ma soprattutto fra noi, quindi fra il negozio vero e proprio e la clientela quando entra, eh, abbiamo messo appunto un pannello, un plexiglass che ulteriormente ci eh, appunto, ehm, protegge l'uno verso l'altro, perché ovviamente la mia non è una paura di, di prendere un virus da un cliente, ma è soprattutto quello anche di proteggerlo, no? la, la salute della nostra clientela viene sempre eh, al primo posto. In più eh, è possibile venire qui in negozio soltanto su prenotazione, eh, questo eh, favorisce il fatto che non si crei mai Assembramento, né file, gli appuntamenti vengono distanziati e tutte le volte che qualcuno prova un occhiale, questo è molto importante ed è un messaggio che io voglio lanciare: gli occhiali vengono essere sempre prima sanificati, prima che li possa provare qualcun altro. Questo perché è una cosa molto importante, di cui secondo me si parla anche poco. Il virus ha tre ingressi sostanzialmente, la bocca, il naso, ma anche gli occhi. Quindi, provare un occhiale. Che è stato già provato da qualcuno. Prima che questa montatura non venga a essere sanificata, credo che sia molto pericoloso. Quindi è bene, eh, soprattutto nei negozi di ottica, vabbè, ormai ovviamente eh, ovunque, essere molto prudenti, essere molto, molto cauti. Questo ovviamente ha cambiato la nostra modalità di lavorare. A me piaceva molto prima quando consigliavo una montatura, soprattutto a una donna, dire: Guarda, ti faccio vedere prima come sto io, perché così magari guardando l'impatto visivo: insomma è importante. Ovviamente questo tipo di scambio di rapporto non c'è più. Eh, speriamo che. Tutto questo passi, ma speriamo anche di conservare ecco, queste abitudini di, di igiene, di pulizia, di ordine, comunque sempre. Ecco, abbiamo eh, così affrontato questi temi. Diciamo dal punto di vista dell'imprenditore che eh, chiaramente deve osservare. Eh, proprio perché eh, si interfaccia con il pubblico tutta una serie di eh, prescrizioni. Ma ora spostiamoci un po' eh, diciamo all'altra parte no? del, della nostra inchiesta, del, del nostro giro giornalistico, perché abbiamo detto imprenditrice e donna. Come donna, come persona appunto che eh, è, vive in un nucleo familiare che Comunque, dei rapporti con amici, con eh, persone così in un contesto sociale. Come sta vivendo questa, questa realtà? Perché poi chiaramente questo Covid crea tante, tante situazioni. Dicevamo il, il timore, magari, di avere contatti più diretti anche con i propri familiari, persone anziane, perché chiaramente. Eh, lo abbiamo detto prima, lei è esposta con la clientele, quindi magari ha anche timore di poter, facciamo 300 miliardi di scongiuri, Bisogna poter, ecco, poter eh, così contagiare il virus, ma anche proprio eh, l'imprenditore, l'imprenditore donna, eh, ha poi anche bisogno di, eh, aveva e ha e avrà sempre bisogno di vivere, no? In un contesto eh, così globale, in un, cont in un contesto sociale, e qui invece, magari, quando si chiude la saracinesca, si torna a vivere da reclusi. Ecco, anche questi aspetti. Ovviamente non è facile, è inutile nasconderci dietro anche finte forze non è semplice assolutamente. Soprattutto in questa seconda ondata. Eh, se vogliamo marzo e aprile avevamo tutti quanti un pochettino la, ehm, anche la curiosità di sperimentare questa nuova esperienza in lockdown e tutti quanti ci siamo cimentati con le nostre ecco, eh, passioni, ci siamo cimentati in cucina, eccetera, eh, sapendo che di lì a poco comunque necessariamente sarebbe finita. Questa nuova ondata purtroppo eh, ci coglie innanzitutto molto più deboli rispetto alla prima, non ci coglie più incuriositi. Sarà ormai. purtroppo più lunga perché lì arrivo a febbraio-marzo, qui invece stiamo ancora a novembre. E quindi verosimilmente se il, eh, il termine ultimo, ce lo auguriamo, sia l'arrivo dei vaccini, e eh, qui si parla per la vaccinazione completa. Primavera inoltrata. Primavera inoltrata, ma infatti è questo quello che secondo me ci sta rendendo tutti quanti più fragili. Um, il sapere ormai, l'avere consapevolezza è che i tempi saranno più, più lunghi. Diciamo che fortunatamente uh, non viviamo più nell'epoca del, del Nokia, no? Abbiamo tutti quanti smartphone, computer, connessioni internet, e per quanto sappiamo perfettamente che i rapporti umani, il calore di un abbraccio, um, la, la presenza ecofisica non è ascoltabile. Assolutamente paragonabile a quella di una videochiamata, a quella di una telefonata o a quella di un messaggio. Però comunque grazie a Dio abbiamo la fortuna di avere questi strumenti che ci eh, tengono uniti anche alle persone malate, perché riusciamo a sentire anche le persone che magari ecco, sono positive, ma possiamo accostarli vicino con una telefonata, con un messaggio e... È... Comunque non è poco, non vuol dire accontentarsi delle briciole, vuol dire essere consapevoli della grande fortuna comunque che... fare di necessità virtù. Assolutamente, esatto. E comunque un pochettino anche come dicevo prima, um, cercare ecco, di ristabilire dei, dei rapporti che, che, che stavamo perdendo, perché a volte poi presi dalla frenesia delle tante cose da fare, magari ecco, si perdeva proprio questo rapporto con, con i familiari. Ecco, Per concludere, il rapporto con i clienti. Come vede i clienti? Magari un po' intimoriti, c'è un po' di prevenzione ehm, di, del pregiudizio, perché magari il cliente da un lato deve necessariamente purtroppo eh, ridurre, no, la, eh, risulta ridotta la propria capacità di spesa, perché ovviamente la crisi c'è, c'è per tutti e si riverbera a vari livelli. Però magari c'è anche un po' di prevenzione, sa, di, anche di falsi timori, però giustamente con un virus eh, tutto da scoprire eh, certi timori che possono sembrare eccessivi in fondo sono anche legittimi. Allora, io uh, vivo una realtà mh, un po' diversa e sicuramente privilegiata rispetto a tanti colleghi commercianti o imprenditori. Un panificio è diverso. Eh, certo, ma in realtà anche un negozio di ottica rispetto per esempio a un negozio che so di, di abbigliamento vive in realtà una uh, situazione più uh, privilegiata. Uh, certamente molta gente non uh, compra meno abbigliamento, compra meno accessori compra meno eh, che so, scarpe eccetera, perché oggettivamente eh, non usciamo più um, gli occhiali invece rientrano comunque in un qualcosa riguardante la salute e in questo la gente eh, è con non, um, anzi credo che questo sia proprio il momento giusto per investire per questo tipo di prodotti, infatti eh, devo dire la verità, nonostante come diceva lei stesso, quando c'è crisi c'è crisi per tutti per tutti i settori però ecco, eh, grazie a Dio, forse anche perché il nostro scrupolo, appunto la distanza, il plexiglass, le prenotazioni su appuntamento, eccetera, fanno sentire, io credo, al sicuro in realtà la clientela. Quello che almeno io percepisco è che eh, il mio cliente, ovviamente in generale, non ha paura, ma qui si sente al sicuro proprio perché non può girare, proprio perché non c'è contatto, proprio perché questo occhiale non è mai stato toccato da nessun altro se non prima di essere stato sanificato, e solo allora si può provare. E ovviamente questo per noi ha voluto dire investimenti. Investire tanto, ha voluto investire su nuovi macchinari che ci eh, appunto mettessero in sicurezza e questo però credo che il cliente lo percepisca e si traduce poi in una uh, maggiore appunto serenità, almeno qui. Eh, dopo aver sondato eh, così il terreno, tastato il polso, emerge certamente un aspetto eh, positivo, eh, la, il coraggio eh, di queste imprenditrici, il eh, coraggio che sanno trasmettere alla eh, clientela. E questo il eh, messaggio di speranza lanciato dal gruppo Donne Impresa di eh, Confartigianato Taranto che ha voluto la realizzazione di questo reportage.